tutti hanno un posto. Allora, chiamo adesso a dirigere questa orchestra dalla Val d'Aosta, ma con origini anche un pochino sudtirolesi, il maestro Christian Thoma. Thank you.
vitale che è stata l'orchestra, penso anche per lui, un'esperienza piacevole, di passione per la musica tradizionale. Un saluto a Stelio. E... Se la dormiva sola, se
qui per milioni di secoli, una tale quantità di istanti che nessuno mai riesce nemmeno a immaginare. Il papà aerolettico si mise a ridere. Vorresti dire che io vivo meno di una quercia? Meno delle montagne? L'uomo esitò a rispondere perché pensava proprio così. Il fiore capì e lo prevede. Vedi, io non so perché e nessuno lo sa. Il fatto è che io vivo da papavero e la montagna da montagna. Non c'è differenza e tutto mi pare bello e giusto. L'uomo, colpito dalle parole e del fiore, restò sopra pensiero. Poi, siccome le ombre della sera cominciavano ad allungarsi sulla pietraia, prese congedo e tornò sui suoi passi verso Pedraces, raccolto nella valle, ai piedi della Gardenaccia. Ci sono accorciati un po', comunque facciamo sentire come la facevamo una volta. Alla finestra, origiorò.
Cantiamo a cappella, senza gli strumenti che ci accompagnano. Mireia dal Canton Ticino, Claudio Peronato dal Veneto e io che sono della Val d'Aosta. E vi presentiamo un canto di tradizione alpina in francese che si chiama La Bergère aux Champs. La figura della bergère, della pastora, è proprio diciamo legata alla civiltà della mucca che accomuna tutto l'arco alpino. Voilà. Come.
voglio citare. E cantiamo noi due un canto di corteggiamento, lui ci riprova dopo 33 anni, vediamo come va. Pour toi que si joli que le sol marche.